Ciao a tutti, sono William Bisacchi e oggi parliamo di vetro selettivo. Si fa un gran dire di questi vetri selettivi e questi vetri a quattro stagioni. Vedremo a cosa servono, che cosa sono, se sono utili oppure no. Partiamo subito da che cosa sono questi vetri selettivi. Non è altro che un deposito di metalli nobili che viene fatto sopra la superficie del vetro e poi viene praticamente racchiuso all'interno di un vetrocamera, solitamente nella faccia 2 del vetro. Le facce del vetro si iniziano a contare dall'esterno, quindi faccia 1, quella all'esterno con gli agenti atmosferici, faccia 2, quella dentro vetrocamera, 3, 4 e via di seguito se ci sono più facce del vetro. A cosa serve il vetro selettivo? Serve a far entrare meno caldo all'interno della tua casa. Lo fa selezionando i raggi solari. Tutta la luce del sole è una radiazione, una parte è visibile, circa il 48%, l'altra parte sono raggi ultravioletti e infrarossi che il nostro occhio non può vedere, lo può vedere solamente attraverso delle speciali attrezzature come i cannocchiali che hanno nell'esercito. Quanto cambia da un vetro basso emissivo, quindi normale di uso comune, a un vetro selettivo? Partiamo da un vetro basso emissivo. Un vetro basso emissivo fa passare circa il 75% della luce e fa entrare solo il 53% del calore. E se volessi far entrare ancora meno calore, come devo fare? Con un vetro selettivo. Questo è un vetro selettivo, aumenta un pochettino il riflesso nella parte esterna, ciò è dovuto al trattamento che viene fatto nella sua superficie e permette di avere prestazioni molto superiori. Possiamo far entrare solo il 40% della radiazione solare, quindi del calore, ma mantenendo la stessa trasmittanza luminosa. E se volessi far entrare ancora meno radiazione solare, come devo fare? Beh, abbiamo la soluzione, si può prendere un vetro con un potere selettivo più alto. Il problema qual è? Che andremo attorno anche a quella fetta di radiazione solare che l'occhio umano vede. Quindi se voglio un potere, ad esempio un fattore G del 20%, che entra solo il 20% della radiazione solare, questo potrebbe essere il risultato. Abbastanza scuro, vero? Quale devo scegliere quindi di vetro? Beh, dipende da quanto sole c'è nella zona, dall'orientamento della finestra. Le peggiori finestre sono quelle ad ovest, poi a sud e poi a est. Nel lato nord non c'è mai bisogno del vetro selettivo e se hai delle schermature solari potresti non avere bisogno perché potresti regolare il sole con le schermature solari. Ma che cosa sono queste schermature solari? Non sono altro che delle persiane, delle tapparelle, una tenda, un pergolato davanti alla finestra, qualsiasi cosa che ti consenta di regolare la luce. Quando devi evitarlo? Beh, devi evitarlo quando non hai bisogno, appunto nelle finestre a nord o anche nelle finestre dove hai la schermatura solare, perché comunque se tu regoli con la schermatura il sole, in inverno, tenendo aperta la schermatura, ti entrerà più caldo gratuito del sole per sempre. Mentre col vetro selettivo entrerà sempre un po' meno energia. È uno sbaglio che feci anch'io nel lontano 2007 quando pensavo di più è meglio. Quindi è un errore montare lo stesso tipo di vetro in tutte le finestre. Che grado di selettività usare? Beh, ad esempio se la tua casa è dotata di tapparelle, la tapparella non è un'ottima schermatura solare, a meno che non sia orientabile o quelle di ultima generazione con la luce tra una stecca e l'altra. Quindi in quel caso un vetro selettivo con un valore G di 40 o 43 potrebbe essere la scelta ideale. Se sei privo di schermatura solare dovresti prendere un fattore G di 35, come previsto dalla legge italiana. E se invece è una vetrata molto molto grande, molto esposta ad ovest con un sacco di sole, potresti anche pensare di andare a un fattore solare di 20, sacrificando un po' di luce, ma la vetrata essendo molto grande non ne risentirebbe. Considerazioni finali, come sempre non c'è una risposta per tutti, ma ti puoi fare un'idea di base di quello che può essere meglio. Se io dovessi fare la mia casa ideale oggi, la mia casa ideale sarebbe con superfici vetrate molto grandi, il più trasparente possibile, quindi con extra chiaro, con delle schermature solari che mi consentono di regolare la luce,
di averne quando mi serve e di schermarmi quando mi dà fastidio, il vetro selettivo posso anche farne a meno. Quindi continua a seguire, se vuoi maggiori informazioni compila il form che trovi qui sotto e ti richiamerò entro 24 ore. Al prossimo video, ciao!